Tornando in piazza, i pacifisti, alcune migliaia di persone, 5.000 per gli organizzatori, hanno partecipato ieri alla manifestazione al piazzale Michelangelo. Un minuto di silenzio per la pace e decine di aeroplanini di carta lanciati dal palco per dire no agli F-35. Sulla piazza è stata stesa anche una bandiera arcobaleno di 15 metri per 30. Fra gli ospiti, il leader della CGIL Susanna Camusso e il segretario di SEL Nichi Vendola, che hanno ribadito la loro posizione sulla riforma del lavoro. La riforma del mercato del lavoro, nel nome di Marta e Giuseppe, che sono dei senza diritti, e che cosa si propone? Uno stravolgimento del sistema degli ammortizzatori sociali e la lesione a un principio fondamentale, che quando il padrone ti licenzia ingiustamente c'è un giudice che gli ordina il reintegro. È un principio di civiltà. Il governo Renzi sta realizzando gli obiettivi che la destra berlusconiana ha sempre proclamato e che la destra in tutto il mondo ha perseguito. La precarizzazione generalizzata del mercato del lavoro è una porcheria sconfinata. Si dice ci sono quelli precari e ci sono quelli che hanno i diritti. E allora, invece di dare diritti ai precari, si tolgono i diritti a quelli che ce li hanno. È l'eguaglianza nell'ingiustizia. Io veramente non capisco. Se questa è sinistra, mi preoccupo molto.